Buongiorno a tutti e bentrovati con questo nuovo appuntamento di Conti in Casa Fase 2. Oggi abbiamo deciso di uscire dal museo e di scoprire insieme le ricchezze storico-artistiche del territorio di Borgo Sesia. Abbiamo deciso di affidarci a Monica Ingletti, guida turistica e naturalistica di Itinerantes, che attraverso il suo tour virtuale ci porterà a spasso all'interno del territorio di Borgo Sesia. Speriamo che ci possa davvero venire a prendere presto in museo. Qualora qualcuno di voi volesse saperne di più, può scrivere naturalmente al Museo Carlo Conti oppure consultare le pagine di Itinerantes e Discover Alto Piemonte. Vi aspettiamo per una visita a Borgo Sesia e al museo. Monica, ci vieni a prendere? Eccomi Viviana, sono prontissima. Vengo a prendere i visitatori del Museo Carlo Conti e li accompagno a conoscere le bellezze della città di Borgo Sesia. Anzitutto una premessa ed obbligo. Borgo Sesia è una città straordinaria, anzitutto per la posizione, perché ci dà la possibilità di spostarci in svariate località della Val Sesia e non solo, anche dell'Alto Piemonte, che come sappiamo è un territorio decisamente variegato e quindi ci dà la possibilità di progettare itinerari, ma anche gite fuori porta, weekend, vacanze piene di arte, storia, cultura e tradizione. Borgo Sesia è un microcosmo di tutto questo. Ci dà la possibilità di fare cultura, di praticare sport e quindi di progettare delle esperienze a contatto con un territorio che è rimasto autentico. È una città moderna o che comunque si ammoderna col passare del tempo, ma che non dimentica le sue radici romane, forse addirittura preromane, e non dimentica soprattutto la bellezza dei suoi monumenti 5 e 600, nonché l'eleganza di tante ville 800. Il Museo Carlo Conti si trova nel centro storico di Borgo Sesia e a pochi passi di distanza guadagniamo subito la piazza principale della città, sulla quale si trovano alcuni dei monumenti più interessanti dal punto di vista storico-artistico e religioso. È il caso della chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo, che viene edificata su un'antica area sepolcrale romana, che peraltro ha restituito molti reperti d'epoca romana, oggi conservati nel Museo Carlo Conti. Ci dà anche però la possibilità di avvertire l'antichità della fondazione di questa città, del Borgo di Seso, come lo chiamavano già le genti latine, e entrando all'interno di questa chiesa ci rendiamo conto che i migliori artisti valsesiani nel tempo ci hanno lavorato e hanno lasciato delle opere di grandissima bellezza. È il caso degli affreschi di Antonio d'Enrico, detto Tanzio da Varallo, che entro il 1633 prepara alcuni affreschi relativi alla vita di San Francesco, ma anche di una tavola dipinta da Bernardino Lanino nel 500, un seguace molto capace di Gaudenzio Ferrari, il grande artista rinascimentale del territorio valsesiano, ma è anche la casa di artisti localmente molto noti e molto amati come Lorenzo Peracino d'Acciaio, Tarquinio e Vitaliano Grassi da Romagnano, Pier Celestino Gilardi, insomma artisti che hanno veramente significato la grandezza espressiva dell'arte religiosa sul territorio della Valsesia. Dall'altro lato della piazza incontriamo la chiesa di Sant'Antonio e Stefano Protomartire, molto interessante dal punto di vista degli affreschi che sono custoditi all'interno, ma soprattutto perché nel periodo di Pasqua è qui che viene osteso il fastentuq o telone quadragesimale. Si tratta di un grande telo di lino che risale al 1625, sul quale sono state dipinte alcune scene della Passione di Gesù ed è un pezzo veramente molto raro. Forse in Italia non se ne conservano altri. Sembra che la sua provenienza potrebbe essere ascrivibile all'aria tedesca. Costeggiando idealmente la cinta muraria che garantiva al Borgo di Seso protezione in epoca medievale, la chiesa di Santa Marta la incontriamo dirigendoci verso il fiume Sesia, là in quel punto in cui stava la barca e il filo che servivano per attraversare il fiume. La chiesa di Santa Marta in realtà sarebbe la prima chiesa che viene edificata in quest'area del borgo a protezione del borgo, quindi in uno degli ingressi, degli accessi verso la città, ed è
una delle chiese più antiche, dicevamo, del contesto cittadino. Tra le tante bellissime opere che osserveremo all'interno della chiesa di Santa Marta, ci sarà sicuramente la tela dipinta nella quale la Vergine Maria viene raffigurata intenta a ricamare il puncetto. Il puncetto che è una meravigliosa trina realizzata espressamente dalle donne valsesiane, tramandata nei secoli di madre in figlia, e che si realizza molto semplicemente con ago e filo. Però non esiste nessun'altra trina ricamata simile al puncetto valsesiano, è veramente un'eccellenza di questo territorio. Il panorama storico-artistico e religioso della città non sarebbe completo se non facessimo un'attenta menzione del santuario di Montrigone, il santuario di Sant'Anna di Montrigone. Quindi, in una località fra le più amene del centro storico di Borgosese, si trova arroccolato su un piccolo promontorio un santuario che ha una storia veramente straordinaria, anzitutto proprio per la sua posizione. Nasce infatti dai ruderi di un antico castello medievale appartenuto ai signori feudali del borgo, quindi i conti di Biandrate. Questo castello verrà poi distrutto dai valsesiani nel periodo della cacciata dei conti, diciamo verso il 1374, e nel 1600 invece nascerà un santuario per rendere grazie alla Vergine meritevole di aver protetto i valsesiani e soprattutto i borgosesiani dal contagio della grande peste di manzoniana memoria. Si tratta di un luogo veramente straordinario per la posizione panoramica, ma anche per le opere che contiene, perché all'interno stanno ben sei cappelle che raccontano con scultura e pittura alcune scene della storia della Vergine. Nel contesto più ampio della storia valsesiana si potrebbe addirittura definire questo santuario una sorta di preparazione e accesso al più grande sacro monte di Varallo, riconosciuto questo sì come vero e proprio sacro monte, infatti è protetto dall'UNESCO dal 2003, ma in realtà quello di Montrigone di Borgosesia è altrettanto un piccolo sacro monte, solo un po' più piccolo, è provvisto di una bellissima passeggiata costeggiata dalle stazioni della Via Crucis. E la storia in scultura della Vergine Maria ci riporta comunque nella storia del Sacro Monte di Varallo attraverso gli artisti che ci lavoreranno, perché alcuni dei plasticatori, cioè degli scultori che si occuperanno di popolare le cappelle del santuario, sono proprio quel Giovanni d'Enrico e Bottega dei Ferro che lavorano giusto appunto nelle cappelle del Sacro Monte di Varallo. Borgosesia è abbracciata da diverse frazioni che sono dei villaggi veramente meravigliosi, immerse nei boschi, immerse nei prati pascolo, conservano tutte una fisionomia campestre unica e meravigliosa in questo senso. Quindi luoghi d'arte, di cultura, ma anche luoghi della vita quotidiana, mulini, torchi, segherie. Riportano davvero indietro nel tempo e ci danno la possibilità di organizzare degli itinerari straordinari a contatto con l'ambiente e, come dicevamo, con una storia sempre molto viva nelle nostre tradizioni e tra le nostre genti. A passeggio nel centro storico osserveremo alcune ville molto eleganti, alcune risalenti al Settecento, altre invece all'Ottocento. Forse quella più famosa da osservare e di cui godere per la sua bellezza è Villa Magni, che si affaccia sull'omonimo parco, nella quale concedersi delle belle passeggiate rigeneranti all'interno appunto del polmone verde di questa città. Borgosese però è sinonimo di tradizioni, ce ne sono molte, sicuramente nessuna è sentita come il carnevale. Il carnevale di Borgosese davvero rappresenta tutto il mondo di questa città, ma soprattutto dell'amore della gente per questa città. Il Carnevale di Borgosesia è a tutti gli effetti una porta aperta verso il divertimento, verso l'assistenzialismo, verso quel modo così giocherellone, ma anche pratico di vivere la quotidianità. Diciamo, se dovessimo consigliare ai nostri visitatori un periodo adatto a venire a Borgosesia è certamente il periodo di carnevale. Certo, inverno fa un po' freddo, ma tra una sciata e l'altra che si può fare in Valsesia si viene a vedere il corso mascherato, visto che la tradizione della cartapesta per fare le sfilate in maschera nella nostra città è veramente molto sviluppata ancora oggi. E che dire del Mercoscurot, che è sicuramente
l'appuntamento immancabile per chi ama il carnevale, per chi vuole tramandare la tradizione del carnevale. Borgo Sese è però sinonimo di lanerie, lavorazione della lana, filiera della lavorazione della lana che ha portato nel 1850 all'impianto delle industrie Antongini che poi di fatto ancora oggi esiste. Chiaramente sotto mutate forme gestionali, ma che ha portato davvero il Made in Valsesia a essere noto in tutto il mondo. Del resto, un territorio alpino come il nostro ha, nello sfruttamento delle acque o nell'utilizzo dei prodotti agro-silvo-pastorali, la sua vocazione, il suo territorio, diciamo così, di comfort. Di conseguenza, la lavorazione delle lane ha rappresentato veramente la svolta per il buon vivere in questa area, ha portato il benessere. Siamo ormai verso la fine del 1800 e di conseguenza quella che oggi indichiamo come la modernità, entra anche a Borgo Sesia e segna uno sviluppo e una evoluzione della vita nel borgo evidentemente molto diversa da quello dal periodo che insomma aveva preceduto l'avvento di questa grande industria. Non dimentichiamoci infatti che uno degli aneddoti più amati dai borgosesiani è proprio quello relativo alla tessitura delle famose giubbe rosse che verranno indossate dai mille di Garibaldi durante l'epopea garibaldina. E grazie alla sua conformazione ambientale a Borgo Sesia possiamo praticare svariati sport. Anzitutto possiamo camminare, quindi fare in trekking moltissimi sentieri tra le frazioni e soprattutto sul Monte Fenera, dove Viviana ci insegna che grazie alla conformazione stessa del parco del Monte Fenera, delle grotte e dei vari villaggi che sul Monte Fenera si sono andati a sviluppare nel corso dei secoli, abbiamo la possibilità di ammirare splendidi paesaggi e di toccare con mano quella che davvero è l'origine di questa città. Ma poi possiamo muoverci anche sulle due ruote, quindi fare dei bellissimi percorsi in bicicletta. Chiaramente, essendo Borgo Sesia una città, è poi dotata di tantissime altre possibilità di visita e di esperienza. Insomma, penso che dipingere questa città così variopinta, così variegata nell'offerta turistica sia un po' riduttivo forse in pochi minuti, ma sono sicura che attraverso questa finestra che il Museo Carlo Conti ci consente di aprire, avremo la possibilità di programmare insieme davvero delle vacanze supersoniche. In Valsesia davvero si viene per stare bene. E con questo io direi che ho concluso, ho parlato per diversi minuti. Vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto calorosamente e vi aspetto in Valsesia. Ciao!